Un momento difficilissimo per le imprese italiane, tra le varie problematiche cui si è aggiunta una crisi di governo. Preoccupato il mondo della piccola impresa, come spiega Gennaro D'Agostino di Aslim Italy. C'è sempre da considerare lo sviluppo economico, l'applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riguarda 230 miliardi da investire e richiede tempistiche ben precise. Quindi, qualora dovessimo sbagliare a gestire questo discorso, il rischio è di non avere queste risorse finanziarie molto importanti. Una preoccupazione forte di ciò che c'è all'orizzonte per le imprese e per il sistema socio-economico del paese e delle aree interne in particolare. Poi non dimentichiamo mai che in aiuto a questo disastro è arrivata anche la siccità, che comporterà costi in più per quanto riguarda le materie agroalimentari e in particolare la spesa quotidiana delle famiglie italiane. In questo momento era il momento meno indicato per interrompere la legislatura. E dunque le soluzioni, secondo Aslim Italy? È una seria politica economico-industriale c'è da attuare per dare la possibilità alle imprese di fare impresa, cioè di rischiare i propri capitali, perché non così, alla cieca, no? Senza sapere a cosa vanno incontro.